dobbiamo vedere qual è il genitore che fa più canestri. Il nome? Matteo. Matteo, con il palleggio però, della pallavolo, te la alzi e palleggi, pronti? Mandi, aiutaci con il pallone, via! Matteo, ah ma questo è un pallavolista. Niente, secondo, proviamo. Nome? Samuele. Appero! Vai! Come? Mirko, io nel frattempo mi sono dimenticato il primo però. Vai, via, uno dietro l'altro, chi fa canestro vince. Eccolo, vediamo, però verranno un tiro ancora a disposizione, un tiro, vai. Matteo è un pallavolista però, non vale. Attenzione, c'è la finale, la bella. Pronti i due vincitori, e andiamo avanti tutta la sera. Porca miseria queste sfortune, quasi canestro, vai! Attenzione, oh, silenzio. Attenzione. Te non ti faccio più provare. Va bene, prova anche te, dai, prova anche tu. Attenzione, se non lo fa ha vinto Matteo. Attenzione, la gara si fa dura. L'ultimo tiro. Oh! Si rasenta alla perfezione. Ok, allora la madrina ufficiale consegnerà a Matteo lo splendido regalo. Corri! Sì. Sarà ripresa da Fanu TV. Il bacio alla super madrina. Un applauso a tutti, di tutti, per Matteo, grazie. Ok, riprendono le gare. Come amministrazione comunale è un piacere essere qui, soprattutto per l'associazione Pallavolerò, ma anche per le altre due associazioni che abbiamo l'onore di avere qua nel Palazzetto dello Sport. Un momento di festa per scambiarsi gli auguri di Natale, e la nostra presenza è proprio per evidenziare e sottolineare la vicinanza della nostra amministrazione comunale nei confronti delle associazioni che svolgono attività da anni nel nostro territorio e in questo caso nel mondo della pallavolo. E quindi i complimenti va all'associazione Pallavolerò per tutto quello che fa per lo sport e per le bambine e i bambini di Mondolfi e Marotta. Palazzetto i tre ragazzi con Giuseppe e Davide Galli per un evento particolare pensato e studiato appositamente per i bambini. Ci dai il benvenuto, ci spieghi cos'è questo evento? Beh sì, intanto porto i saluti del nostro presidente che oggi non è potuto essere qui, Mauro Pierleoni, mitico presidente. Ma questa è la festa che facciamo tutti gli anni, la festa degli auguri, quindi convochiamo tutti i nostri bambini per fare dei giochi. Creo dei gadget, dei premi, delle golosità per invogliarli. Quest'anno ho avuto la fortuna di avere anche Rovere Scavolley e l'APAV Calcinelli Lucrezia, e quindi abbiamo fatto proprio un torneo, anche se è un torneo giocoso, ludico, quindi non ci sarà un vincitore, ma vinceranno tutti. Addirittura tutti i genitori di Pallavolerò hanno portato chi la pizza, chi ha fatto dei dolci, chi da bere, e alla fine di questa grande festa faremo un grande buffet all'esterno, bellissimo. L'APAV è una società bella affermata, e Rovere Scavolley sappiamo che invece è una tua idea, è nata da te anche questa. Sì, da me, ma poi passata attraverso te, nella realtà sì, è stata una cosa geniale che abbiamo messo in campo e che io non mai mi sarei aspettato che nascesse così rapidamente, che diversi comuni si associassero, e abbiamo dato il là ad alcune nuove idee
di diciamo collaborazione, e questa è stata una cosa incredibile. Rovere Scavolli, sono orgoglioso quasi quanto te di Rovere Scavolli. Per me l'APAV è la vita, quindi praticamente ci passo quotidianamente il mio tempo, e Pallavolerò è il mio grande prodotto, diciamo. Negli anni mi ha dato tantissime soddisfazioni, e quindi ecco, oggi per me è una giornata emozionante. Poi c'è con me Giorgio Baravi come l'inchiostro, che è stato mitico. Allora, sappiamo che queste due società tra l'altro fanno parte di Pallavolerò, ci spieghi a parole tue, visto che ne sei a conoscenza più di chiunque altro, cos'è Pallavolerò? Ma guarda, Pallavolerò è nato quando ho lasciato la prima volta la nazionale, dopo il primo ciclo, i 10 anni in nazionale, per un'esigenza che vedevo di cercare di creare qualcosa per il mini volley. Abbiamo creato un centro studi permanente che ha avuto tantissime associazioni in tutta Italia, società associate, scusate, in tutta Italia, e praticamente almeno una per ogni regione, e abbiamo creato questo centro studi con uno staff eccezionale. C'erano i medici, gli ex medici della nazionale, Cameli, cioè dei nomi importantissimi. E poi, come prima diceva Giorgio Bravi, piano piano abbiamo allargato gli orizzonti, perché pensiamo proprio di cercare di influenzare i bambini sotto tutti gli aspetti, e quindi abbiamo messo dentro per esempio un filosofo come Paolo Ercolani, uno psicologo dello sport come Sammy Marcantonini, tante persone che hanno contribuito a formare quello che chiamiamo il solving method, che è il metodo che adottiamo per insegnare noi il mini volley e la pallavolo. Ma non solo il mini volley, perché la tua attività, l'attività di Pallavolerò, si svolge e continua anche durante l'estate con un camp che vede proprio impegnato tutto il territorio di Marotta, Mondolfo, Fano, San Costanzo. Integriamo un po' tutte le società. Esatto, questo è un altro orgoglio. È nato, pensa che questo prossimo sarà il decimo anno dell'Academy Camp, che è nato proprio in occasione del fatto che mia moglie era incinta a gennaio di quell'anno, e quindi volevo cercare, facevo i camp un po' in giro in tutta Italia, ho cercato di indovinare la settimana a gennaio. Mio figlio è nato il 7 luglio e incredibilmente ho indovinato questa settimana, e da lì per 10 anni abbiamo fatto e continuiamo a fare questo camp che porta campionesse, che ovviamente ho allenato, che ho conosciuto negli anni, ad insegnare insieme a me e il mio staff a ragazzine da tutta Italia la pallavolo. Quindi è il nostro orgoglio, e qui in questa Marotta da 3 anni abbiamo portato anche il premio testimone, che prima era il testimone, che prima era un premio itinerante, ormai io sono diventato più stanziale. Il premio lo facciamo in piazza Marotte durante una notte dei bambini, durante la notte dei bambini. Questo premio che ha vinto la Cacciatori, la Piccinini, cioè giocatrici La Stufi, Ilaria Spirito, la Cella, insomma personaggi molto importanti, ed ha un valore secondo me simbolico molto importante, perché è proprio il passaggio del testimone, e premiamo sempre anche una ragazzina del territorio, quindi questa campionessa passa proprio un testimone come nella staffetta alla giocatrice locale, augurandogli ogni bene. Tra l'altro, come sai, l'ha vinto anche Alice Torcolacci, che oggi è in Serie A, e altre giocatrici che stanno facendo una fulgida carriera, e questo per noi è un grande orgoglio. È un motivo di vanto senza dubbio. Assolutamente. Buon Natale, la fecca viene da nuovo, porta in dono la serenità, togli al volo l'opportunità di sentire qualcosa dentro te. Buon Natale a te che vieni dal mare, apri il cuore a chi non ce l'ha, anche a chi per colpa del male non la smette di fare la guerra che fa. A chi ha scritto le canzoni, a chi ridere ci fa, a chi sbaglia le opinioni e che si correggerà, a chi non ha molti amici, che gli amici troverà. Buon Natale, buon Natale, buon Natale a te che vieni dal sud, porta il sole a chi non ce l'ha, il profumo di colore del mare che ci ispira la felicità. Buon Natale a te che vieni dal freddo,
porta un po' d'aria nella mia città, il coraggio di un bell'ideale per non essere buoni solo Natale. A chi vive senza condizione, a chi sente la libertà, a chi stringe le tue mani e che sempre stringerà, buon Natale a chi non mente perché gli occhi belli avrà. Buon Natale, buon Natale, buon Natale a te che vieni dal nord, buon Natale a te che vieni dal sud, buon Natale a te che vieni dal mare, buon Natale anche a chi Natale non fa. Buon Natale a te che vivi lontano e parlarti fatica un po' si fa. Prova allora a spedirci un pensiero che un sorriso sicuro arriverà. Siamo qui con Giorgio Bravi, un caro amico di Giuseppe Galli. È partita anche con te, insieme a te, Pallavolerò. Come avete sviluppato questa malsana idea di Pallavolerò? Ma Peppe è un vulcano di idee, quindi questa idea malsana di Pallavolerò nasce dal suo bisogno di trovare una quadra tra la capacità tecnica delle giocatrici e la loro capacità poi invece di risolvere i problemi. E quindi si basa tutta sull'idea del problem solving, di provare a trovare delle soluzioni per risolvere problemi. E questa cosa, quando Peppe me l'ha proposta, ovviamente ha catturato assolutamente la mia attenzione, perché era una cosa in cui anch'io avevo sempre creduto e si fatica a sviluppare poi dal punto di vista sportivo e dell'allenamento. E quindi così siamo partiti un po' per gioco, cominciare a vederci, poi le visite sono diventate più frequenti, abbiamo iniziato un po' a lavorare insieme, a buttare giù un po' di idee e piano piano la cosa è cresciuta. Senti, la pallavolo è uno sport geometrico, no? Perché si sviluppano molte geometrie, ma con l'arte come si sposa? Ma io penso che lo sport e l'arte siano una cosa sola, come tante altre parti della vita. Penso che per crescere sportivamente bisogna necessariamente crescere umanamente e credo che l'arte sia una delle cose che più di tutto ci danno la possibilità di andare a esplorare quelle parti di noi che non sono sempre ben visibili nella vita quotidiana, nella vita canonica, insomma nella vita di tutti i giorni. E quindi credo che in realtà le due cose si interfaccino assolutamente bene. Quindi progetti oltre che nella pallavolo, ma soprattutto nella musica ne avrai da sviluppare, no? Sono in lavorazione, è uscito il mio primo disco da solista 2 anni fa. Io prima avevo una band, facevamo folk, poi il progetto si è arenato e sono stato un po' di anni a occuparmi a tempo pieno della pallavolo. E dopodiché sono ripartito con questo progetto come l'inchiostro e siamo arrivati in semifinale a Musicultura col primo disco, quindi un gran bel risultato, e poi ci siamo messi a lavorare sul secondo disco che è in fase di produzione, stiamo quasi finendo di mixarlo e quindi i progetti futuri sono questi: portare in giro lo spettacolo che si divide in due canali, uno per il teatro e uno per i club, perché poi io vengo un pochettino dal teatro, mi piace il teatro, mi piace farlo, l'ho fatto, ho ricominciato a farlo da poco e quindi la parte del teatro messa dentro la musica un po' alla Giorgio Gaber mi ha sempre colpito tanto, quindi adesso c'è uno spettacolo nuovo che si chiama Di che cosa hai paura, che è proprio basato sul teatro canzone e quindi cercheremo di portarlo in giro per i teatri d'Italia. Io la butto lì, Marotta un teatro non ce l'ha, però la nostra piazza è molto accogliente, quindi non si sa mai che in futuro ti possiamo vedere da queste parti. Assolutamente, la piazza di Marotta è bellina da bestia e si presta secondo me molto bene a attività di questo tipo, quindi perché no? Perché no? Bene, ti faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro, aspettiamo il tuo secondo disco, lo vogliamo in anteprima, perché oramai sei di casa. Assolutamente lo avrete in anteprima. Grazie mille, grazie per la tua presenza. A voi. Non la trovi se la cerchi, non si perde, non si vincerà, non è sempre ciò che vuoi, qualche volta
è clandestinità. Un'abitudine che ho, coincidenza, fatalità, fortuna, chi per lei. Se non riesci a disegnarla, ti ritrovi a chiacchierare con gli dèi. È un'abitudine che vuoi, e sarà un caso, ma non ha niente a che vedere con quello che si ha. E sarà un caso che non la si può comprare, la felicità. È che se fosse un animale non lo potresti mai addomesticare. È che se fosse un animale sarebbe un falco predatore da cui non puoi scappare. Ma cos'è la felicità? Vogliamo salutare e fare i nostri auguri di Buon Natale a tutte le società e tutti i bambini intervenuti? Allora, lo facciamo a tutti proprio, a tutti quelli che ci vedranno, però lo facciamo in particolare a queste tre società, Pallavolerò, la Rovere Scavolle e l'APA Calcinelli Lucrezia, che hanno partecipato, a tutti i genitori, all'amministrazione comunale che è venuta a presiedere questa nostra festa e che ringraziamo, e soprattutto voglio ringraziare te per la disponibilità e Giorgio Bravi, in arte come l'inchiostro, che per me è un grandissimo artista, oltre che un amico. Saluti anche da parte mia, auguri a te e al tuo staff, vedo che comunque le tue feste sono sempre ben partecipate, è un onore far parte di questo gruppo e tanti auguri a tutti gli intervenuti e buona serata a tutti. Ma cos'è la felicità? Cos'è la felicità? Ma cos'è?